Ecco, la registrazione è già iniziata e do subito la parola a Piero per presentare un po' la lezione di oggi e il professor De Masi. Prego, Piero. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Allora, davvero un ringraziamento particolare a Domenico De Masi che ha accettato con entusiasmo di tenere questa lezione, di fare la sua parte nella scuola interdisciplinare e cosmopolita. Allora, devo dire che Domenico De Masi, oltre ad essere un grande studioso, un decano della sociologia italiana, è per me un'istituzione culturale, nel senso che assomma nella sua figura le virtù del ricercatore di sociologia, dello studioso di sociologia, e quella dell'insegnante, del docente, del maestro, e nello stesso tempo quello dell'organizzatore, sia di imprese che di istituzioni culturali e formative. Vi ricordo solo alcuni aspetti di questo lunghissimo curriculum. Nel 1966 a Milano, per una società del gruppo IRI Finsider, scusate, ha diretto la selezione e la formazione del personale di questa società che ha ricevuto il premio della Comunità Europea come per la migliore operazione di formazione e di organizzazione di quell'anno. Nel 1995 ha fondato la Società Italiana di Telelavoro, ne alludevo poc'anzi proprio a questo, ed è diventato il preside di questa società. Dal 1978 al 2000 ha fondato e diretto S3 Studium, la scuola triennale di specializzazione post laurea per scienze organizzative. Qui si capisce perché ho definito De Masi un meridionale che fa eccezione perché ha un talento per l'organizzazione, e voi sapete che antropologicamente questa virtù latita un po' Di Bevilacqua. nelle nostre regioni. Allora, ha fondato diversi master alla Facoltà di Scienze delle Comunicazioni, dove è stato preside, Scienze delle Comunicazioni alla Sapienza di Roma. È stato consulente anche di piccole imprese in Brasile, dove molte delle sue opere sono tradotte in portoghese. Ha la cittadinanza onoraria di Rio de Janeiro. È un brasiliano di adozione. E poi ha una lunga attività di docente alla Federico II di Napoli, alla Orientale di Napoli, a Sassari, all'Università La Sapienza di Roma. Continua ad insegnare ancora adesso. Alcuni di voi sapranno che dirige la scuola di formazione politica per il Fatto Quotidiano insieme a Tommaso Montanari. Allora, ha una produzione scientifica, come potete immaginare, vastissima. Ne ricordo solo alcuni libri. Tra l'altro, io ho avuto problemi a farvi pervenire i PDF che Domenico De Masi generosamente mi ha mandato. Vedremo se potete poi, chi è interessato, ma io vi consiglio di leggerne vivamente almeno alcuni di questi testi, se li potete consultare su Transform Italia, sul sito di Transform Italia, perché probabilmente il peso eccessivo di questi allegati ha impedito che giungesse la posta con la comunicazione della lezione di oggi. Allora, ricordo almeno mappamondo, modelli di vita per una società senza orientamento, Rizzoli 2015. Una semplice rivoluzione: lavoro, ozio, creatività, nuove rotte per una società smarrita, sempre Rizzoli 2016.
Il lavoro nel XXI secolo, Einaudi 2018. Questo libro che io ho studiato e amato porta un titolo molto riduttivo, in realtà è una storia del lavoro in età contemporanea con rimandi anche ad epoche precedenti, un libro straordinario. Allora, e poi devo almeno ricordare La felicità negata, un libro che io anche mi sono divertito a recensire, un testo che non abbiamo messo in allegato, un testo agile, breve, godibilissimo, perché è uscito nel 2022 e diciamo forse l'editore non l'avrebbe desiderato, ma è un libro che mette a confronto due grandi scuole del Novecento, quella della la scuola di Francoforte e quella di Monte, della Mont Tolerance Society, cioè del gruppo dei neoliberisti, Friedrich von Hayek e Friedman e così via. Allora, e smetto naturalmente con l'elencazione dei testi per dire due cose fondamentali. Io, diciamo, della figura intellettuale di De Masi sottolineerei, perché l'apprezzo in maniera particolare, la vasta cultura storica. È un sociologo che ha una visione profonda, colta, informata del passato storico. E questo gli conferisce poi l'altra sua grande capacità, cioè quella di avere una visione, quella di coltivare utopia. I titoli di alcuni testi che vi ho elencato dicono chiaramente che De Masi ha la capacità di offrire una via d'uscita al disordine e al caos del nostro tempo. È un'utopia concreta e realistica, perché è fondata su una conoscenza profonda della società industriale e della società in generale del nostro tempo. Quindi non è un'utopia, diciamo, letteraria, è un'utopia scientifica, politica, nel senso più alto di questo termine. Allora, questa sera il professor Domenico De Masi ci tratterà sul tema dalla società industriale alla società post-industriale. Gli do subito la parola, tornando ancora a ringraziarlo. Grazie a te delle cose che hai detto. Se le avesse sentito mia moglie si sarebbe commossa. E se l'avesse sentita mia madre ci avrebbe perfino creduto. Quindi ti ringrazio molto. No, le cose che vi sto per dire le sapete tutte, quindi proprio non riporterete nulla di nuovo da quello che vi dico. Quello che io cercherò di fare è dare, diciamo, una sistematicità a questi concetti, che sono concetti che riguardano poi l'esperienza che tutti noi abbiamo fatto. Tutti quelli di una certa età, intendo dire più di 30 anni, hanno vissuto questa transizione dall'industriale al post-industriale, che peraltro stiamo addirittura ancora oggi praticamente percorrendo. Io avrei anche delle slide, se volete le metto sullo schermo, non so se preferite. Certo, va bene. Allora, vediamo. Vediamo come si può fare. Desktop 1, condividi. Però adesso questo che cosa bisogna fare? Mi consente le seguenti app di registrare i contenuti dello schermo. Quando usi le app. Non so che cosa devo fare qua. No. Autorizzare, credo. E non esce la cosa autorizza. Se posso intervenire, se me le mette in chat, magari possiamo, le apro io e le condivido dal mio schermo. Ah, che bravo.
Allora, io ce l'ho sullo schermo ormai, eh? O Quindi condividere lo schermo oppure le manda per. non so come però togliere tutto. Non so come togliere dallo schermo adesso le cose che ho. Basta che la No. chiude come le chiude normalmente. Non si chiudono però. Allora forse è meglio che prova a condividere, cioè. Premo condivido come ho fatto sempre, ma mi dice apri preferenze di sistema, che non mi diceva mai. Magari sì, proviamo ad Comunque, aprire. adesso ho tolto tutto, quindi se volete potete condividere il mio schermo. Ma non c'è nulla. No, ma è Roberto Mancini che No, sul mio condivide. schermo c'è tutto. No, dovrebbe inviarle per posta alla mail che ho mandato in chat, in modo che io possa aprirla e condividerla attraverso il mio. Io per posta posso mandarle immediatamente, ma mi deve dire la mail alla quale. Roberto.morea, Alberto? Roberto.morea, Ah, Roberto. @gmail.com. Ho mandato senza. Ho ricevuto quello che Non c'è nulla. Adesso ho mandato il tutto. E credo che fra un attimo arriva. Ecco, sì. Io comunque se volete posso intanto cominciare. Assolutamente. Ops. È riuscito a scaricarle? Sì, adesso lo condivido. Benissimo. Eccola. Benissimo. Allora, dicevo che vedremo adesso un po' questo passaggio da industriale a post-industriale con una piccola puntata a ciò che è venuto prima, cioè se possiamo andare avanti e arrivare ancora avanti alla società rurale che praticamente ci ha accompagnato nel corso dei secoli dal circa 3000 avanti Cristo alla fine del Settecento praticamente. E ricordo per sommi capi quali erano i parametri che ci hanno accompagnato durante la società industriale. Do la precedenza al lavoro per un fatto di deformazione professionale, perché sono un sociologo del lavoro e quindi in questo periodo, in questo lungo periodo, il lavoro era interpretato a seconda dei casi come castigo divino, come strumento di riscatto,
il lavoro era prevalentemente agricolo e artigianale e la prevalenza era quella di contadini. Teniamo conto che ancora alla fine della Seconda Guerra Mondiale gli addetti all'agricoltura erano oltre il 20% in Italia e gli analfabeti erano quasi il 60%. Il potere naturalmente era collegato alla proprietà della terra e nel caso dell'artigianato ovviamente alla proprietà delle botteghe. I due mezzi di produzione praticamente principali erano questi. Alcuni parametri della società: forte mortalità infantile, vita breve, e questo significa praticamente che la quantità complessiva degli abitanti del pianeta aumentava lentissimamente. Bisogna tenere conto che in alcune centinaia di migliaia di anni noi eravamo arrivati a meno di 2 miliardi. Nel periodo dell'illuminismo, il periodo di cui sto parlando, la popolazione del pianeta era di 800 milioni di persone. E gli elementi culturali erano la lentezza, la tradizione, il concetto di comunità, così come lo spiega Temis, il quale grande sociologo della fine dell'Ottocento, ha scritto parecchio, ma è rimasto famoso per un libro intitolato Gemeinschaft und Gesellschaft, comunità e società, in cui sotto la spinta, diciamo, dell'impressione che faceva la nascente industrializzazione, lui elaborò questi due idealtipi della comunità, che è la famiglia, il villaggio, e invece la società, che è l'industria, la metropoli, e in questo caso è la comunità che prevale, il villaggio, la frugalità. Se possiamo andare avanti. L'artigiano, ma anche il medico, l'avvocato, il notaio e l'insegnante avevano lo studio in casa. Ecco, mio padre era medico condotto e quindi ancora è morto nel 47 e ancora avevamo lo studio in casa. Questo è importante perché ci stiamo ritornando adesso dopo 200 anni con lo smart working. E c'era un sistema integrato di lavoro e vita che costituiva il modello più diffuso di organizzazione del lavoro, ma un modello anche estremamente efficiente. Pensate che tra il 1348, cioè l'anno in cui avviene la grande peste nera di cui parla Boccaccio nel Decamerone, fino alla fine del Cinquecento, Firenze ha avuto 19.000 abitanti, tra i 19.000 e i 20.000. Cioè 20.000 persone hanno fatto tutto il Rinascimento. Non solo le idee del Rinascimento, ma hanno fatto i palazzi, hanno fatto le chiese, hanno fatto i capolavori, hanno scritto i libri, cioè tutto quel grosso corpus di idee e di opere che noi chiamiamo Rinascimento. L'hanno fatto 19.000 persone e in questi 19.000 ci sono anche i neonati e ci sono anche i moribondi. Pensate per esempio che la Telecom c'ha 60.000 abitanti, che l'INPS c'ha 30.000 abitanti, pensate che la Fiat c'ha 120.000 abitanti e non hanno fatto nessun rinascimento, tutto sommato. E l'abitazione e l'opificio e lo studio professionale convivevano sotto lo stesso tetto e spesso si identificavano spazialmente. Quindi ciò che indicava praticamente la essenza della società rurale erano in grandissime sintesi queste cose qui. Se andiamo avanti, vediamo ancora quali erano le caratteristiche del lavoro quando la casa e la bottega coincidevano. Ebbene, significava che il capo famiglia era anche capo dell'azienda, che i dipendenti erano anche i familiari e gli apprendisti, che la formazione avveniva tramite addestramento, apprendistato, che il tempo di lavoro e il tempo di vita coincidevano, che nella bottega l'intero ciclo della progettazione, dalla progettazione alla vendita, si esaurivano. Nel medesimo quartiere tutte le funzioni, produzione, consumo, preghiera, gioco,
quindi l'opposto di quello che avverrà con la città di Le Corbusier. La tecnologia era rudimentale e c'era una commistione tra creatività, esecutività e manualità, come avviene in ogni attività artigianale, compreso quella del grande scultore. Passiamo alla fine, tra la metà e la fine del Settecento, invece la società industriale, le cui caratteristiche essenziali praticamente si esauriscono con la Seconda Guerra Mondiale. Possiamo dire che dalla Seconda Guerra Mondiale la società industriale come paradigma sociale scema sempre di più e prende la prevalenza la società post-industriale. Vediamo un attimo quali sono i parametri della società industriale. Anzitutto, perché avviene questo grande cambiamento, quello che Polanyi chiama la grande trasformazione? Cioè, che cosa determina questo cambiamento per cui da allora in poi noi parliamo di società industriale? Anche se questa dizione nasce abbastanza in ritardo, nasce praticamente nella seconda metà dell'Ottocento. Se potete spegnere il microfono, per favore, è meglio. Allora, quali sono i motivi per cui c'è questa grande rivoluzione? Intanto le materie prime che arrivano dalle colonie. Dalle colonie è possibile approvvigionarsi in modo esuberante di materie prime a bassissimo costo, di alta qualità e di grande innovazione, di grande novità. Arrivano per le prime volte dalle colonie le patate, i pomodori, faccio per dire, il caffè, il tè, e arriva la terra ferrosa, arriva il cotone. Pensate che il cotone arriva prevalentemente dal Brasile. Allora uno si chiede, ma come mai l'Inghilterra ha capito che l'attività di trasformazione delle materie prime è più lucrativa dell'attività di produzione delle materie prime? Perché conviene, anziché produrre il cotone, invece trasformare il cotone in filo e il filo in stoffa, per cui nasce l'epicentro dell'industria in Scozia. Come mai non l'avevano capito in Brasile, dove producevano il cotone? E il fatto è che in Brasile l'avevano capito benissimo e che tutte le fazende dove si produceva cotone c'erano anche i primi telai che producevano filo e stoffa. E come mai invece l'Inghilterra piglia la prevalenza? È molto semplice. Il Brasile era colonia del Portogallo, la corona portoghese fa un accordo con l'Inghilterra, acquista dal Portogallo i vini portoghesi, compreso il Porto, ovviamente, vini e liquori portoghesi, e in cambio il Portogallo distrugge tutti i telai che ci sono in Brasile. Vengono distrutti oltre 5.000 telai in Brasile per consentire all'Inghilterra il primato che acquisterà e per cui sarà chiamata prima nazione industriale del mondo. A questo si aggiunge il progresso tecnologico, che non è solo tecnologico, è anche chimico, per esempio, che consente di cominciare a sfruttare soprattutto la forza lavoro di tutto ciò che si può produrre ricavandolo dalla forza del vapore. Altra cosa importante è l'istituzione della scuola moderna. Questo non tanto in Inghilterra quanto in Germania. Cioè, per la prima volta, per istruire un bambino non occorreva avere l'istitutore che istruiva il figlio dell'aristocratico, ma c'erano delle scuole dove poteva andare anche il figlio della piccola e della media borghesia. E poi naturalmente c'è la prima rivoluzione inglese e c'è la seconda rivoluzione inglese con il Bill of Rights,
E poi ci sono le idee illuministe, e queste sì che hanno un valore enorme praticamente, che sono una forza di trasformazione complessiva. C'è poi la rivoluzione americana, seguita dalla guerra di indipendenza, la dichiarazione di indipendenza e la Costituzione americana, e poi la rivoluzione francese. Praticamente tutti questi elementi sono dei detonatori che ottengono in pochi decenni, quindi uno spazio brevissimo rispetto all'epoca precedente, che aveva avuto minimi spostamenti. Bisogna tenere conto che tutti i 5.000 anni di società rurale avevano avuto due sole fasi, due soli periodi di sviluppo scientifico-tecnologico. Uno era stato l'inizio, cioè la Mesopotamia, dove in pochi anni viene scoperta, viene inventata la ruota, la scrittura, la moneta, la vela, cioè tutta una serie di scoperte, l'agricoltura, l'irrigazione del terreno tramite i solchi stessi per la aratura, tutta una serie di trasformazioni talmente forti che ancora 2000 anni dopo, 2500 anni dopo, Aristotele scrive tutto ciò che si poteva scoprire per migliorare il benessere materiale dell'uomo è stato scoperto. Dedichiamoci dunque al progresso dello spirito. Tenete conto che bisogna aspettare la fine del 500 e il 600 per avere una frase opposta, ed è una frase di Francis Bacon, il quale dice all'opposto: tutto ciò che potevamo ottenere per il progresso dello spirito è stato ottenuto, dedichiamoci d'ora in poi a incrementare il benessere materiale dell'uomo. E nasce appunto la società industriale. Nella società industriale il lavoro cambia completamente, perché nella società rurale il lavoro è considerato un fatto disdicevole. Lo fanno gli schiavi per lungo tempo, poi lo fanno i servi della gleba per altro lungo tempo, poi lo fanno i contadini, i pittavoli, eccetera, comunque sempre ritenuti la parte più bassa della società. Lo dice Aristotele, dice solo le persone prive di anima possono lavorare, le persone che sono salariate sono prive di dignità umana. Cicerone, tre secoli dopo, lo ribadisce e addirittura dice: daresti mai in sposo a tua figlia in sposa a un meccanico o a un ingegnere? La valutazione si ha nel 600, nel 700 e nell'800. Nel 600 con un filosofo che è Locke, il quale è il primo a dire: ma tutto sommato col lavoro creiamo tutto il benessere, per quale motivo disprezzarlo? E poi con Smith, La ricchezza delle nazioni, con la quale opera il lavoro diventa la misura di tutte le cose, del valore di ogni cosa, e poi con Marx, con cui il lavoro addirittura diventa l'essenza dell'uomo. Ecco, prima di questi tre personaggi il lavoro era oggetto di disprezzo. Da questo momento in poi diventa invece la base dell'identità personale. Da questo momento in poi, per dire chi siamo, sul biglietto da visita scriviamo avvocato, scriviamo architetto, scriviamo ragioniere. Diventa il lavoro anche fondamento del sistema sociale, fino ad arrivare all'articolo 1 della Costituzione italiana, che addirittura fonda la Repubblica sul lavoro, e quindi l'importanza della fabbrica e la prevalenza degli operai, che sono la forza lavoro più numerosa durante tutta la società industriale. Pensate che a metà 800 la città più industrializzata del mondo è Manchester, e a Manchester il 94% di tutta la forza lavoro è costituita da operai, cioè professionisti, artisti, scienziati, insegnanti, tutti messi insieme fanno il 6%,
e gli operai sono il 94%. Il potere questa volta non è più connesso alla proprietà della terra, ma è connesso alla proprietà dei mezzi di produzione, e via via si forma quella società che poi molto più tardi sarà chiamata società di massa. Con quali caratteristiche? Beh, anzitutto la longevità. La longevità che comporta lo sviluppo demografico. Vi ho detto che erano 800 milioni gli abitanti del pianeta nella metà dell'Ottocento, nella metà del Novecento saranno 2 miliardi. E poi il concetto di velocità. Basti pensare alla mitizzazione che fanno i futuristi della velocità. L'urbanesimo. Milioni di persone si riversano nelle città. New York ha 80.000 abitanti nel 1801, ha 7 milioni di abitanti nel 1901. Stessa sorte tocca a Londra, tocca a Parigi. Si passa dalla città alla metropoli. E poi il fenomeno del consumismo e la presunta disponibilità infinita sia di risorse che di prodotto interno lordo. Andiamo un poco avanti e vediamo quali sono le caratteristiche del lavoro e della società durante l'epoca industriale. Qui vi ho sintetizzato quello che dice Alvin Toffler in un bel libro del 1980 intitolato La terza ondata. Lui dice che le caratteristiche, soprattutto della produzione ma anche della vita, sono la parcellizzazione dei compiti. Prima l'artigiano faceva tutto il carretto o lo scultore faceva tutta la statua. Con la parcellizzazione, e ne porta il primo esempio proprio Smith all'inizio del suo capolavoro, La ricchezza delle nazioni, si parcellizzano i compiti, per cui la fabbricazione degli spilli comportano non più che l'artigiano produce da solo l'intero spillo, ma alcuni artigiani producono la testa, altri la punta, altri tagliano il filo, e l'insieme di tutto questo organizzato in modo sistemico comporta l'incremento della produttività. E quindi la standardizzazione sia dei compiti sia dei prezzi, e per cui nascono i grandi magazzini, la specializzazione dei lavoratori, la sincronizzazione delle varie attività, perché la catena di montaggio comporta che tutti debbano essere presenti nello stesso momento in modo che la catena possa avviarsi e ognuno possa fare un'attività che è a valle di un altro e a monte di un altro ancora. Ma tutto questo comporta che le fabbriche hanno orari fissi. L'orario fisso comporta che la città finisce per avere le ore di punta. E poi c'è il concetto di concentrazione, di economia di scala. È meglio fare una grande scuola che tante piccole scuole. È meglio fare un grande grattacielo anziché tante piccole case. È meglio fare un grande carcere che non tante piccole carceri. La concentrazione è l'economia di scala. E poi l'efficienza. Efficienza che significa il rapporto tra prodotto e tempo, da P su H. È più efficiente un'azienda che fa 10 automobili in un'ora anziché un'azienda che fa 10 automobili in 2 ore. E poi la struttura piramidale di tutte le organizzazioni. La scuola, l'ospedale, l'esercito, la chiesa, tutto assume una forma, una struttura di carattere piramidale e gerarchico. Questa situazione, questa struttura sociale, struttura economica, struttura lavorativa, crea una dinamica talmente potente che dal suo stesso seno si incrementa fortemente il progresso tecnologico, lo sviluppo organizzativo, cioè la capacità di mettere insieme i fattori di produzione in modo da produrre il più possibile. Praticamente i due nomi a cui si ricorre immediatamente sono due ingegneri, Taylor di Filadelfia e Ford
due ingegneri americani, l'uno che teorizza e sperimenta la divisione scientifica del lavoro e Ford a Detroit che invece pratica tutto questo e trasferisce la teoria in pratica inventando nel 2013 e nel 1913 la catena di montaggio. E poi c'è il fattore della globalizzazione, che è un precipitato del progresso tecnologico. E poi ci sono i mass media, che non c'erano prima, e poi c'è la diffusione della scolarizzazione, e poi c'è la Seconda Guerra Mondiale, con tutto quello che comporta di ancora ulteriore incremento del dinamismo produttivo, e poi c'è la Guerra Fredda, che mette in concorrenza Occidente e Oriente, Est ed Ovest, e induce entrambi ad accelerare tutte le forme di invenzione, le forme di azione creativa e le azioni di produzione, di efficienza. Ecco, io prima di passare alla società post-industriale aprirei con voi almeno un 10 minuti di riflessione su tutto questo, perché tutti noi siamo bene o male eredi di questo mondo qui. E la formazione culturale, la cultura, hanno un forte abbrivio, per cui anche quando finiscono i fattori che determinano quella cultura resta a lungo. Gli antropologi chiamano di cultural gap, per cui con l'avvento industriale ancora si continuò a ragionare in termini rurali per molto tempo. Mio nonno, che faceva il medico condotto in un paesino nella provincia di Benevento, praticamente ancora nel 1950 parlava come di agricoltura, e quando dovette investire tutti i suoi beni, che credo fossero parecchi perché aveva accumulato un po' di soldi, anche poi suo padre era stato medico, comprò dei terreni e io, suo nipote, sconto ancora questo suo questa sua miopia sociologica. Negli stessi anni, nel 1952, il padre di un mio amico carissimo brasiliano, che si chiamava Roberto Marigno, con una cifra leggermente inferiore a quella di mio nonno, l'abbiamo calcolato io e Roberto, nipote, figlio, siamo amici, con una cifra leggermente inferiore a quella di mio nonno in provincia di Benevento, comprò a Rio de Janeiro le strutture per una televisione, per un'emittente televisiva. Guardate, si trovava in quello che allora a Benevento veniva chiamato Terzo Mondo, cioè il Brasile. Ma questo abitante del Terzo Mondo, a differenza di mio nonno, comprò delle strutture per l'emittente, come emittente televisivo, come primo giornale in Brasile. Bene, il figlio viene a trovarmi ogni anno a Ravello, dove io ho una casa fittata di due stanze e accessori, e lui mi viene a trovare ogni anno d'estate con uno yacht di 60 metri che costa quanto tutto Ravello messo insieme praticamente. Perché? È perché lui ha indovinato il nonno, il padre, e io ho sbagliato il nonno. Praticamente avere il cultural gap, essere affetto da cultural gap, porta delle... Del resto qualcosa di analogo è successo in Italia con l'avvento post-industriale. Per esempio, la famiglia Berlusconi se n'è accorta e ha puntato tutto sulla televisione. La famiglia Agnelli non se n'è accorta e niente, in Italia non conta più nulla. Perché la famiglia Berlusconi capì che si stava passando da industriale a post-industriale, la famiglia Agnelli non lo capì. A questo punto vorrei dedicare 10 minuti, un quarto d'ora, di vostre osservazioni su questo, prima che passiamo a un'analisi della società post-industriale. Proprio sulle vostre osservazioni su questa essenza della società industriale, 200 anni
rispetto ai 5.000 anni della società rurale, ma con un impatto sulla nostra struttura produttiva, sulla nostra cultura, sulla nostra politica estremamente pesante, al punto che ancora ci segna praticamente. Io se posso... Vai Roberto. L'impatto del dramma che stiamo vivendo, cioè il cambiamento della crisi climatica, è frutto che appunto dello sviluppo industriale, di come l'abbiamo conosciuto. E quindi questo mi sembra uno degli elementi che non trova soluzione pur vivendo questa fase di transizione nel post-industriale. Quindi come può essere che ci si salvi in questo senso? Beh, intanto la società industriale è stata molto inquinante, però ci appare più inquinante di quanto sia rispetto alla nostra. Per esempio, io e lei in questo momento stiamo inquinando moltissimo, perché internet inquina molto, non inquina come il carbone, ma è usato molto di più, per cui finisce per inquinare molto di più del carbone. Noi quando parliamo di disinquinamento, parliamo di fonti diverse dal carbone, però tutto sommato poi come spreco, sprechiamo molto di più facendo un webinar come questo che non tenendo accesa la luce, per esempio. E questo non lo mettiamo in evidenza. Non c'è dubbio che la società industriale è stata inquinante, mentre la società rurale fu disimboscante. Noi pensiamo che la società rurale era una società che rimboschiva tutto. No, distruggeva. La Sicilia è quel deserto che è a causa dell'aver dovuto fornire legna per le flotte romane durante tutto il periodo del Grande Impero. Prima dell'Impero Romano la Sicilia è quella descritta da Omero, era molto ubertosa. È stata la società rurale guerresca che l'ha distrutta così. Quindi ogni epoca ha avuto il suo inquinamento e noi abbiamo il nostro. Ogni epoca ha pensato a un inquinamento fatto da qualcuno prima o da qualcuno dopo, ma non da se stesso. Domenico, io vorrei intervenire su un passaggio della tua lezione, quello relativo all'incidenza che ha avuto il potere, a volte anche il potere strategico, dei gruppi dominanti sullo sviluppo economico, sul destino economico di alcuni paesi. Tu hai citato il caso del Brasile, del cotone del Brasile, l'Inghilterra che diciamo sceglie, no, la via della manifattura rispetto al Portogallo che si accontenta di vendere i suoi vini. C'è un caso che riguarda il nostro Mezzogiorno, nelle pagine riportate da documenti storici. La storica si chiamava Gigliola Pagano dei Divitis. C'è uno scambio epistolare tra diciamo, autorità del Regno di Napoli e quelle dell'Inghilterra di quel tempo. In questo scambio, diciamo, i napoletani, i rappresentanti del Regno di Napoli, rivendicano la possibilità di fabbricare i panni, le pannine, i panni di cotone nel Regno di Napoli, perché c'erano le possibilità, c'erano le strutture industriali in grado di farlo. Gli inglesi rispondono che loro non lo, no, se questo dovesse avvenire, non compreranno più l'olio proveniente dalla Calabria, dalla Puglia, e dal resto del Mezzogiorno, perché come sapete il nostro olio era olio
che serviva era olio a fine industriale, ancora non era nato l'olio fine dedicato diciamo utile per condire l'insalata. Quindi il Regno di Napoli ha dovuto fare marcia indietro, perché un settore importante della propria economia sarebbe stato penalizzato, no? Mi pare, diciamo, un esempio che può essere utile quanto quello che hai fatto tu. Infine, un esempio più vicino ai nostri tempi. E anche questo mostra come il potere decide anche della qualità dello sviluppo economico. Nel secondo dopoguerra, più o meno noi siamo di questa generazione, i figli degli operai, i figli, alcuni figli bravi di operai, di contadini, eccetera, sono diventati dei professionisti, sono riusciti ad andare all'università, sono riusciti ad uscire dal proprio ceto di provenienza, perché nella società italiana c'era una mobilità che adesso abbiamo perduto, perché i rapporti di forza tra classe operaia, mondo sindacale e ceto padronale erano diversi da quelli attuali. C'era una capacità contrattuale garantita dalla presenza del Partito Comunista Italiano, da rapporti internazionali anche particolari, in cui la presenza, diciamo, del mostro burocratico del comunismo sovietico e internazionale rappresentava una sfida, diciamo, competitiva al capitalismo, il quale era costretto, per evitare che i partiti comunisti nazionali diventassero troppo forti, a concedere lo Stato sociale, i diritti e così via. E questo no, ha fatto la qualità per i 30 anni gloriosi, come noi sappiamo, ha fatto la qualità non solo in Italia, anche nel resto dei paesi industriali avanzati, dello sviluppo e dell'economia. Oggi questa perdita di potere, la mancanza di partiti in grado di rappresentare gli interessi popolari della classe operaia, l'indebolimento del sindacato, la globalizzazione, come dire, la possibilità delle imprese di delocalizzare ha indebolito molto questi rapporti di forza, e questo determina la qualità dell'economia, ma anche della nostra società. L'ho fatta lunga, scusate. No, assolutamente. Dunque, per la prima parte, per quanto riguarda Francesco I, sicuramente ci fu quella reazione dell'Inghilterra, ma con Ferdinando II le cose cambiarono, perché nel frattempo c'era stato Nelson, che era vissuto a Napoli, che aveva a Napoli la sua amante, che con Napoli creò dei forti rapporti, e soprattutto li creò Lord Hamilton, che era l'ambasciatore di Londra a Napoli e il più grande collezionista, quello che scoprì Pompei e iniziò gli scavi di Pompei e di Ercolano. Per cui cambiarono i rapporti e devo dire che si crearono un sacco di industrie tessili. Ancora oggi, se tu vieni qualche volta a trovarmi a Napoli o a Ravello, ti posso far fare un bel giro nei paesi. Nel napoletano l'industria del cotone. Sì, ti posso far fare. Nel salernitano, scusami. Visitare delle belle filande, anche perché sono proprio di mattoni rossi come quelli inglesi. Per cui credo che addirittura i mattoni furono portati dall'Inghilterra, perché hanno proprio l'immagine. È come girare a Manchester, è come girare in alcune zone anche dei suburbi di Londra. Ci fu un buon sviluppo, non tantissimo, ma per esempio contemporaneamente si piantò la canapa. E tutta la terra di lavoro, che non a caso si chiama ancora oggi terra di lavoro, quello che adesso è la terra dei fuochi, praticamente. Era fertilissima. No, fertilissima, proprio tutta dedicata all'industria della canapa, l'industria dei lagni, come la chiamavamo noi, perché purtroppo si macera la canapa
e ha un odore pessimo, per cui ogni volta che si andava in quella zona era terribile attraversare chilometri e chilometri di industria di canapa. Però la differenziazione fu che mentre l'Inghilterra restò legata al cotone, la Campania produsse soprattutto stoffe di canapa, che erano inferiori di qualità, però insomma era una specie di monopolio. Per il resto, ma sono perfettamente d'accordo con te, sempre la classe dirigente ha deciso che via doveva prendere lo sviluppo. Posso... solo finisco un attimo. Ti ricordo l'inizio del film Le mani sulla città. Comincia così, che in un luogo in cui si vedono tutti questi palazzi nuovi di speculazione c'è l'imprenditore che parla con gli assessori e dice: la città secondo la logica dovrebbe andare da quella parte e noi la sposteremo da quest'altra. Ecco, proprio la visione tattile di quello che tu dicevi. Grazie Enzo Scandura, ha dato la mano. Sì, per dire che in questi telegrafici passaggi che Domenico ha fatto sulla società preindustriale, eccetera, forse è stato sottovalutato il ruolo anche della tecnica, nel senso che, per esempio, per quanto riguarda il cotone, la filatura, l'invenzione della macchina Jenny in Inghilterra cambiò completamente tutto, nel senso che era una macchina, un telaio che riusciva a filare, diciamo, diversi fili contemporaneamente, insomma. Così come voglio dire, la ferratura degli zoccoli dei cavalli o l'aratro meccanico, eccetera, sono, come dire, elementi che poi hanno consentito a una nazione, a un paese, eccetera, di avere un vantaggio enorme, competitivo rispetto agli altri, insomma. Questo credo che sia importante. Beh, io devo dire, su nove fattori ho messo progresso, l'abbiamo visto, l'ho messo al secondo posto: materie prime che arrivano dalle colonie, il secondo, progresso tecnologico. E ho ricordato che non c'è stato solo il progresso tecnologico di tipo metalmeccanico come i telai, ma anche chimico. È stato un periodo di progresso chimico molto molto forte, per cui per esempio sono nati i primi concimi chimici, eccetera. Bisogna tener conto che la disoccupazione tecnologica, che noi di solito attribuiamo alle macchine, molta disoccupazione tecnologica è dovuta alla chimica. Per esempio nelle campagne i concimi hanno ridotto di molto la fatica contadina. Comunque fa bene lei a rimarcarlo, ma è ovvio che lo sviluppo tecnologico ha due grandi momenti: questo di cui stiamo parlando e quello di cui parleremo fra poco, e che è lo sviluppo dovuto all'informatica e ad altre cose, alla biologia, eccetera. Ora lo vedremo, senz'altro. Comunque, senz'altro va tenuto conto della sua sottolineatura. Il progresso tecnologico è uno dei nove fattori fondamentali che determinano questo passaggio. Grazie. Marina e Felice e poi Ciro, vi chiedo di essere brevi per consentire poi di... Sì, brevissima. Volevo soltanto chiedere al professore se può spiegare, sempre in base agli elementi che ha citato prima come detonatori della rivoluzione industriale, del processo dell'era industriale, insomma, che è caratterizzata dalla produzione di beni materiali in particolare, no, quest'epoca. Certo. E che si basa, i cui detonatori sono appunto le materie prime, la tecnologia, l'illuminismo. In base a questi elementi, come comunque si spiega in Italia, per esempio, la grande differenza tra nord e sud? È una questione
legata alle scelte e forse alla tradizione culturale che era più che altro di latifondisti e di persone che erano più lontane dalla... Cioè, non lo so, io ecco, mi chiedevo, al di là di questi casi che sono stati citati, comunque nel sud lo sviluppo industriale è stato sicuramente ridotto rispetto al nord nel nostro paese. E quali sono le caratteristiche principali per cui questo si è potuto verificare? Grazie. È molto bello questo perché io sono stato il redattore della rivista Nord e Sud e la redazione della rivista era una specie di club, nel senso che dalle 5 del pomeriggio in poi man mano arrivavano i vari amici e redattori e con Francesco Compagna, con Giuseppe Calasso, con Rossi Doria. Quelli che allora era il nucleo centrale dei meridionalisti, non si discuteva che di questo che lei pone come problema. Ma il regno delle due Sicilie si industrializzò, ma si industrializzò in parte minima e soltanto a Napoli e a Castellammare di Stabia, cioè su un regno di due Sicilie estremamente esteso fu industrializzata soltanto una parte minima. Perché fu industrializzata? Ma perché c'erano rapporti molto intensi con la Francia, perché addirittura i Borboni prestarono il ministro delle finanze alla Francia con l'abate Galiani, il quale fece parte con un'altra trentina di giovani di quella nidiata miracolosa che furono gli illuministi. È uno degli autori di molte voci della enciclopedia di Diderot e di D'Alembert. Sotto l'impulso dell'illuminismo, che a Napoli fu forte, fu notevole, si sviluppò un po' di industria, ripeto, a Bagnoli, a Castellammare di Stabia, a Pietrarsa. Ancora se lei va lì trova per esempio il Museo della Ferrovia, perché il primo piccolo tronco ferroviario italiano nel 48 fu tra Napoli e Portici e fu per il primo trenino italiano per portare la corte dal Palazzo Reale di Napoli al Palazzo Reale di Portici. E c'è ancora lì, può visitare proprio le prime locomotive, tutta questa roba qua. Castellammare produsse parecchio. Fu il più grande cantiere navale di navi commerciali d'Italia e al momento dell'Unità d'Italia Napoli aveva la più grossa flotta commerciale, così come aveva la percentuale più alta di operai dell'industria al momento dell'Unità d'Italia. Però il problema era che si trattava di uno sviluppo soltanto di una parte minima del regno, cioè di Napoli e le immediate contiguità, e tutto il resto era praticamente uno squallore. Inoltre il sud aveva l'89% di analfabeti contro il 72% di analfabeti del nord, aveva quasi il 20% di analfabeti in più del nord, e in più perse la guerra. C'è poco da fare, quando uno perde la guerra la perde, non è che la vince. Per cui se lei legge i resoconti di Francesco Saverio Nitti, che fu quello più accanito nello studiare tutto questo, e vedrà che praticamente, per esempio, tutti i capitali della Banca di Napoli, allora si chiama Banco di Napoli maschio, furono trasferiti completamente al nord. Cioè il governo italiano, una volta diventato italiano nazionale, fu un governo che puntò sulla industrializzazione del nord, ritenendo il nord molto più vicino ai grandi mercati di sbocco che erano il resto d'Europa. Devo dire la verità, io credo che se fossi stato al loro posto avrei fatto la stessissima cosa. Grazie. Ciro? Intanto
A Portici, a Pietrarsa, ci fu una delle prime grandi repressioni delle lotte operaie. Bravissimo. Sì, bravissimo. Proprio a Pietrarsa. Sono di Portici, quindi gioco facile. Gioco facilissimo. E nel museo sono tutte... Nel museo ci sono È stupendo, molto molto sono bello. Tutte le fotografie, sì. Il museo è veramente molto bello. Il lavoro in tutto questo ha ancora senso? Che futuro ha il lavoro? Ah no, no, è la seconda parte. Ah, ecco. Riprendendo la parola. Perché io dico sempre ai miei figli che sono fortunati perché un giorno non dovranno più lavorare, perché il lavoro già non avrà più senso. Già noi già ora. Già noi non lavoriamo. Ok. Allora chiedo scusa. Allora, per rispondere a lei passo alla seconda parte. Se Roberto mi supporta tecnologicamente. Eccoci qua. Eccolo qua. Allora, gli elementi che ho detto prima, globalizzazione, sviluppo tecnologico, sviluppo organizzativo, globalizzazione, diffusione dei media e della scolarizzazione, creano una pressione verso una modifica sostanziale della società e dell'economia che trova nella Seconda Guerra Mondiale un detonatore forte. Ma non solo nella Seconda Guerra Mondiale, perché l'altro detonatore è, come vedremo fra poco, la diffusione di idee economiche di carattere keynesiano. Comunque, da quell'amalgama anche abbastanza fortemente dinamico che abbiamo detto, viene fuori una società completamente nuova che non è più basata sulla produzione in grandi serie di beni materiali come frigoriferi e televisori prodotti tramite catene di montaggio e tramite migliaia e migliaia di lavoratori che fanno da supporto alle macchine, sono ingranaggi delle macchine. Ma si crea una società completamente nuova in cui la centralità è dei servizi, delle informazioni, dei simboli, dei valori e delle estetiche. Quindi la centralità di beni tutti immateriali. Questo comporta anche una trasformazione del mercato, naturalmente, come vedremo meglio fra poco, che si trasforma da mercato in cui prevale la manodopera agricola in mercato in cui prevale la manodopera industriale e poi il mercato in cui prevalgono i servizi. Allo stato attuale in Italia abbiamo il 4% di addetti all'agricoltura, erano il 60% subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e abbiamo il 70% di addetti ai servizi e il resto all'industria. Le conseguenze di questa trasformazione, che naturalmente non è di colpo, però è velocissima, perché mentre le trasformazioni rurali sono state lentissime, ho detto che le grandi trasformazioni rurali furono due, una quella della Mesopotamia e l'altra, poi bisogna aspettare il XII secolo d.C. per avere un'altra grande fiammata di trasformazioni. Nel XII secolo d.C., in pieno Medioevo, viene inventato l'orologio, viene inventata la bussola, vengono inventati gli occhiali, vengono inventati perfino i bottoni che non c'erano prima. Pensate che trasformazione epocale, dovuta semplicemente al passaggio dalle tuniche ai bottoni. Viene inventata la bardatura moderna dei cavalli, viene inventata la stampa, viene inventato l'orologio, l'ho già detto, che è forse l'invenzione più straordinaria perché modifica completamente i costumi e porta al primo posto la funzione del mercato, come ha dimostrato Jacques Le Goff in un bellissimo libro intitolato L'ora del mercante e l'ora, non mi ricordo di chi, del prete, qualcosa del genere. Che cosa succede? Tempo del mercato e tempo della chiesa. Benissimo, grazie. Il,
Che cosa comporta l'arrivo della società post-industriale? Man mano, in questi pochissimi anni, 70-80 anni, che cosa è cambiato? Anzitutto, i paesi del mondo si sono tripartiti, cioè mentre prima erano produttori di materie prime e trasformatori di materie prime, oggi sono produttori di materie prime, sempre il terzo mondo, che produce materie prime e braccia, e un secondo paese, che è il primo mondo, che produce prevalentemente idee attraverso laboratori scientifici, attraverso università, attraverso atelier di artisti e così di seguito, e poi le nazioni in via di sviluppo, BRIC, CIVETS, eccetera. Un secondo elemento è che le macchine hanno un progresso strepitoso, di una velocità. Noi facciamo praticamente in pochi anni un progresso tecnologico che non si era avuto nei 10.000 anni precedenti. Questo comporta la sostituzione rapida del lavoro umano col lavoro meccanico. Gli esseri umani hanno sempre cercato di lavorare il meno possibile. L'inventore della ruota l'ha fatto per non fare la fatica del trasporto dei pesi, e così l'inventore dell'aereo, e così l'inventore del telefono. Ma le invenzioni sostitutive del lavoro in questa fase storica sono state infinite. La precarizzazione e i rischi. E qui siamo nella seconda parte di questa di questi 70 anni, cioè vedremo che nei primi 30 anni, che poi gli economisti, che sono sempre enfatici, hanno chiamato i gloriosi 30, verte soprattutto la precedenza dell'economia keynesiana, poi a partire dagli anni 70 l'economia invece neoliberista. La progressiva prevalenza del lavoro intellettuale. Ho detto che a Manchester nella metà dell'Ottocento il 94% erano operai, ora in Italia il 25% e il 70% sono lavoratori intellettuali. Poi la riduzione del lavoro necessario per produrre sempre più prodotti e quindi l'aumento del tempo libero. La destrutturazione del tempo e dello spazio, che è inutile spiegarvi perché la stiamo vivendo in questo attimo, in cui lo spazio è talmente destrutturato che io sto a casa sua, a casa mia, Pino è a casa sua, ognuno di voi è a casa sua, cosa che 30 anni fa non avremmo potuto fare e 10 anni fa avremmo potuto fare, ma non facevamo perché non era ancora arrivata la pandemia. E poi l'ibridazione tra nomadismo e stanzialità. In questo momento io sono fermo o sono altrove? Sono fermo o sto camminando? E poi il passaggio dalla metropoli, dalla polis greca alla metropolis industriale, alla telepolis post-industriale. Noi vediamo le strade, ma non vediamo le strade informatiche. Se in città fossero illuminate le città informatiche, noi vedremmo la città come una matassa di fili luminosi, sconvolgente per la sua complessità. Quali sono le conseguenze di tutto questo? Vi sono conseguenze antropologiche, vi sono di carattere di nuovi valori, di nuovi lussi, di nuovi soggetti, di nuove speranze, di nuove paure e di disorientamento. E qui vediamone un poco, per poi parlare specificamente del lavoro. Se andiamo avanti, i valori emergenti. Abbiamo visto quali erano i valori della società industriale, la centralizzazione, la standardizzazione, così di seguito. E i valori della società post-industriale, per nostra fortuna, sono di gran lunga più allettanti. Il primo dei valori in assoluto è l'intellettualizzazione. Migliaia e migliaia di cose che prima si facevano con il corpo, adesso si fanno con gli occhi, con le orecchie, al massimo con un dito, la digitalizzazione. Tutta l'attività fisica di tipo intellettuale e di tipo
di tipo industriale è stata quasi tutta sostituita da attività di tipo intellettuale. E anche il tempo libero è diventato tutto intellettuale. Non è più giocare a bocce, non è più fare corse nel sacco, così di seguito, ma è guardare la televisione, e fare videogiochi, essere in interazione con altri. E poi c'è l'etica. La nostra società è quella eticamente più scaltra, diciamo, più attenta. Ci piaccia o no, è cambiata la potenza con cui noi possiamo distruggere, però la consapevolezza etica è aumentata a partire dall'illuminismo in modo esponenziale. L'altro valore emergente è quello dell'estetica. Mi ricordo che quando Alberto Moravia compì 80 anni, venne a cena da noi e si discuteva, io dicevo, tu sei una persona intelligentissima, in 80 anni che cosa è cambiato di più, secondo te? Lui ci pensò e poi disse l'estetica. Ciò che è cambiato di più è la città, è il modo con cui la gente va vestita, è l'estetica delle automobili e così di seguito. Noi viviamo in un universo esteticamente molto pretenzioso ed esteticamente molto appagato. Ognuno di noi ha una possibilità di scelte di abiti di gran lunga superiore a quello che aveva Lorenzo il Magnifico, e non ne parliamo di Pericle rispetto a loro. L'altro aspetto è la soggettività. Questo è un altro effetto, la soggettività del neoliberismo, cioè il fatto di sentirci molto più proprietari della nostra essenza individuale che non membri di una collettività. Poi c'è l'importanza, diciamo, la rimonta dell'importanza delle emozioni, perché l'illuminismo aveva praticamente messo tra parentesi la dimensione emotiva, esaltando la dimensione razionale, perché prima degli illuministi l'emotività era tutto. E oggi c'è una ripresa dell'emotività anche per un fatto semplicissimo, perché l'emotività serve per coniugarsi con la razionalità, essendo emotività e razionalità i due ingredienti essenziali della creatività. Non ci può essere creatività senza emotività, e quindi, siccome la creatività diventa sempre più importante a causa del fatto che tutto ciò che è esecutivo può essere delegato alle macchine e a noi restano le attività creative, per cui l'emotività riprende valore. Oggi si è dimessa, per esempio, la premier della Nuova Zelanda per motivi di emotività, cioè perché ha detto che era più importante accompagnare la figlia a scuola e sposare il compagno che non preoccuparsi dei fatti della politica. Un altro valore è la femminilizzazione, connessa all'episodio che... poco diffuso nella politica italiana. La femminilizzazione? Cosa è di poco diffuso? L'etica pubblica. Ah, l'etica pubblica. Ma di gran lunga più diffusa di tutte le altre epoche precedenti, però. L'etica pubblica, se si eccettua l'Atene di Pericle, è un'etica che non è esistita mai proprio. Lorenzo il Magnifico non aveva nessuna etica pubblica. Arredava Firenze perché la considerava un prolungamento di casa sua, ma nella notte della congiura dei pazzi, di persona ha strangolato con le sue mani 12 avversari. Non so se è chiaro. Ora, per quanto Carogna sia la Meloni, non credo che strangolerà mai qualcuno. Scusa Domenico, ma il ceto dirigente che ha fatto il risorgimento e ha governato l'Italia nei primi 20 anni, sì, è un ceto moralmente imparagonabile a quello attuale. Ma tu scherzi? Scusa l'interruzione. Tu scherzi, erano tutti ladri terribili. Tutti ladri. Guarda,
Allora, ti dico questo. Ho comprato tempo fa sulla bancarella di Piazza della Repubblica i 5 volumi di epistolario di Francesco di Francesco De Sanctis. E interessantissimi questi 5 volumi. Sono 5 volumi di lettere di raccomandazioni. Ti faccio un esempio. Quello che gli raccomanda più gente è il suo maestro, il suo professore, che si chiama Niccolò Tommaseo. E a un certo punto De Sanctis dice: maestro, lei mi deve scusare, ma mi sta raccomandando tanta gente che io non ce la faccio a sistemare tutti quelli che lei mi raccomanda. È vero che sono ministro, ma non ce la faccio. Carteggio tra De Sanctis e Settembrini. Caro Settembrini, mi hai raccomandato tua sorella, la quale vorrebbe insegnare musica nelle scuole tecniche. L'ho fatto esaminare, ma mi assicurano che raglia come un asino. Non potendole io dare un posto da insegnante di musica, ho pensato di farle insegnare francese. Lei francese non lo sa, ma in una scuola di giovani meridionali, ai meridionali le lingue non servono. Ecco, ti ho dato un piccolo, ma potrei continuare per settimane con lo scandalo della Banca Romana, con Giovanni Giolitti e il periodo. Guarda che la disonestà è stata la nostra. Ho parlato del primo ventennio postunitario. Sì, pure io ti ho detto il primo ventennio. Io ti ho risposto proprio col primo ventennio. Ma se vuoi possiamo passare al secondo. No, guardi che gli esseri umani sono stati sempre dei grandi farabutti. La spalla. Vuol dire sbattere le vertebre, è quello, sbattere le palle. Quindi quando le nostre strutture. Chiudere il microfono. Sì, professore, l'ho chiuso. Ho chiuso l'audio? No, non l'ho chiuso. Adesso si sente, prego. Ecco. Un'altra cosa che cambia molto sono i lussi emergenti. Dunque, che cosa è il lusso? Lusso è l'assenza. È l'assenza di le signore vedete che Antonella Marino deve chiudere il microfono. Lusso è possesso e ostentazione di cose rare. Ora, che cosa è raro oggi? Certo, la ricchezza è rara, ma non tantissimo. Pensate che negli scorsi 12 mesi in America i miliardari sono aumentati di 350 unità. Sono aumentati di 350 unità. Quindi significa che tranne i professori di università, cani e porci possono diventare miliardari oggigiorno. Quello che manca veramente sono queste cose qua. Il tempo. Questo manca praticamente a tutti. Soprattutto ai ricchi, cioè mentre il ricco del passato era un ricco che non esercitava professioni e di solito aveva un'abbondanza di tempo che dedicava agli ozi praticamente, oggi il tempo è veramente il tallone d'Achille proprio di tutti. L'altro elemento è lo spazio, poi viene una cosa sempre più rara che è il silenzio. Per esempio, noi a Ravello siamo riusciti, grazie al silenzio, a raddoppiare, anzi triplicare i prezzi. Perché quando ero assessore feci tutto un seminario in cui riuscii a far capire a tutti, non solo agli albergatori, a tutto il paese, che la cosa che costa di meno è il silenzio
e che può essere pagato di più di tutto. Siccome Ravello è il paese più silenzioso della costiera amalfitana, ha i prezzi più alti negli alberghi. Ma vi giuro che il silenzio è la cosa principale. Poi gli alberghi sono belli, eccetera, ma sono belli pure a Capri. Una suite a Capri, la suite più di lusso, costa intorno ai 3.000 euro a notte. A Ravello costa 5.000 euro a notte, grazie al silenzio, che è rotto solo dai fuochi d'artificio, che però ai turisti piacciono, per cui il problema non si pone. E poi ci sono la sicurezza, l'autonomia, la bellezza e così di seguito. Un altro elemento è la creazione progressiva di un genere, diciamo quasi nuovo, di esseri umani che sono i digitali. Dovete tener conto che 53 anni fa è nato Internet, mentre soltanto 11 anni fa è nato Instagram. Durante questi anni sono nati i vari Facebook e così di seguito, le varie Wikipedia, tutta la massa di l'armamentario che ha creato praticamente due tipologie di esseri umani. Quelli che io chiamo digitali, che sono le persone come me e come Pino, praticamente. Cioè persone di una certa età, con scarse capacità informatiche, con conoscenza abbastanza zoppicante delle lingue, con pochi viaggi dalla sua parte, dalla nostra parte, con la paura di tutto, degli immigrati, dei gay, di tutto ciò che è innovativo, di scarsa propensione alla innovazione in genere, con grande prudenza nelle modalità di vita e di spesa e così di seguito. Dall'altra parte cresce, naturalmente i digitali sono in via di estinzione totale, come potete capire, insomma, sono tutti quelli nati prima di Internet e tutti gli altri sono digitali. I digitali sono digitali. Chi sono i digitali? I digitali sono precisamente l'opposto, sono i figli e i nipoti degli analogici. Sono persone che magari sono disoccupati, mentre gli analogici sono in piena carriera, sono dilapidatori di patrimoni altrui. Anche io ne ho un paio in casa praticamente. Sono propensi ai viaggi, propensi a spendere anche cifre che non hanno, perché in qualche modo insomma le mettono insieme. Sono persone che non hanno paura degli immigrati, non hanno paura dei gay, hanno forte disinvoltura nei rapporti dei costumi di carattere sessuale, si depilano, sono propensi all'uso massiccio dei social media, delle social community e così di seguito. A questo punto vorrei dedicare un 5 minuti al lavoro, ma non abbiamo le diapositive perché il lavoro ce lo aggiungo a causa della domanda sacrosanta che mi è stata fatta prima. In tutto questo, come è cambiato il lavoro? Beh, il lavoro dipende da vari elementi. Dipende, ma se volete però posso prendere anche delle diapositive che riguardano il lavoro. Ora però le dovrei mandare, è complicato, non fa nulla. Quello che mi interessa dirvi è che il lavoro, come potete immaginare, è in funzione di alcune variabili. E queste variabili sono la tecnologia, lo abbiamo già detto, sono la globalizzazione, cioè il mercato, sono la demografia, insomma sono la femminilizzazione. La femminilizzazione, pensate che praticamente
entro il 2030 il 60% degli studenti universitari, il 60% dei laureati, il 60% dei possessori di master saranno donne. Molte donne avranno un figlio senza avere un marito, mentre i maschi non potranno avere un figlio senza avere una moglie. I valori tipicamente femminili, come estetica, soggettività, emotività, flessibilità, colonizzeranno anche gli uomini. Per cui, in qualche modo, le donne saranno al centro anche del mercato del lavoro. Ma quello che cambierà sarà soprattutto il fattore tecnologia. Voi pensate che per la legge di Moore la potenza di un microprocessore, cioè di quella schedina che abbiamo dentro il nostro cellulare, raddoppia ogni 18 mesi. La velocità delle macchine è aumentata ogni 70 anni e il microprocessore raddoppia ogni 18 mesi la potenza. Quindi nel 2030 un chip sarà centinaia di miliardi di volte più potente di quello potentissimo che già oggi. Ma nel XXI secolo non ci sarà solo l'informatica, ci sarà l'ingegneria genetica con cui vinceremo molte malattie, ci sarà l'intelligenza artificiale con cui sostituiremo molto lavoro intellettuale, ci saranno le nanotecnologie, le nanotecnologie con cui gli oggetti si relazioneranno tra loro e con noi, ci saranno le stampanti 3D con cui costruiremo gli oggetti, e quindi ci sarà una serie di conseguenze enormi. Entro il 2030 la nuvola informatica praticamente avrà trasformato il mondo intero in un'unica agorà. Teleapprenderemo, telelavoreremo, telecommerceremo, teleameremo, ci teledivertiremo, e poi sarà quasi impossibile salvare la privacy, sarà quasi impossibile dimenticare, perdersi, annoiarsi e isolarsi. Quindi resteranno come monopolio assoluto dell'uomo l'esigenza umana di creatività, di affettività, di estetica, di etica, di collaborazione, di pensiero critico e di problem solving. Praticamente tutto il resto sarà certamente affidabile alle macchine. L'informatica assorbirà sempre più fatica fisica e lavoro intellettuale. L'intelligenza artificiale assorbirà anche sempre più attività di carattere intellettuale e perfino creativo. L'informatica consentirà di destrutturare sempre più le nostre attività, per cui si diffonderà sempre più lo smart working. Si potranno produrre sempre più beni e servizi con meno lavoro umano. Se non si ridurrà proporzionalmente l'orario di lavoro, aumenterà la disoccupazione. L'informatica renderà porosi i confini dell'impresa, cioè quello che entra nell'impresa e ne esce continuamente saranno soprattutto le informazioni. L'altro elemento sarà ovviamente il progressivo addensamento della ricchezza. Voi pensate che nel 2010, cioè 13 anni fa, 388 persone, i 388 più ricchi del mondo, avevano la ricchezza di mezza umanità. Cioè voi mettevate in una bilancia questi 388, da quell'altra parte mezza umanità erano in pari. Ora al posto dei 388 ce ne sono 8. 8 persone hanno la ricchezza di mezza umanità. Che cosa succede per quanto riguarda il lavoro? Che praticamente si riduce sempre più la necessità di energia umana per produrre sempre più prodotti, sia prodotti fisici, sia prodotti intellettuali.
cioè sia prodotti che servizi. Vi do un esempio. Nel 1901 gli italiani erano 40 milioni. Allora si lavorava 10 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, per cui questi 40 milioni, gli adulti di questi 40 milioni, lavorarono tutti insieme in un anno 70 miliardi di ore. Ora non siamo più 40 milioni, siamo 60 milioni. Bene, tutti insieme lavoriamo in un anno 40 miliardi di ore. Cioè siamo 20 milioni in più e lavoriamo 30 miliardi di ore in meno, producendo infinitamente di più. Perché una persona, un uomo armato di zappa, produce molto più di un uomo, molto meno di un uomo armato di computer. Questo comporta che praticamente andiamo verso la fine del lavoro esecutivo e verso la necessità di ridistribuire il lavoro creativo. Come sta reagendo la Germania, per esempio, a tutto questo? Man mano che aumenta la tecnologia, riduce man mano che aumenta la tecnologia, riduce l'orario di lavoro. Riducendo l'orario di lavoro, come potete immaginare, crea maggiore possibilità di lavoro per tutti. Oggi in Germania si lavora in media 1.356 ore a persona. Questo significa che possono lavorare il 79% dei potenziali lavoratori. Il 79% della forza lavoro lavora. Con 1.356 ore all'anno, un tedesco produce mediamente della ricchezza pari a 40. Che sono, Domenico? Quante ore a settimana? 32? Sono 32, però dal 1 gennaio dell'anno scorso i metallurgici lavorano 28 ore, quindi stanno aprendo la strada. L'occupazione è al 79%, la disoccupazione è al 3,5% e dopo 3 anni dalla laurea, su 100 laureati, 93 hanno trovato lavoro. La situazione italiana: un italiano lavora 1.723 ore all'anno, quindi 400 ore in più all'anno. 400 ore sono una quantità enorme. Un italiano produce 36.000 euro all'anno contro i 48.000 tedeschi, quindi col 20% in più di lavoro produciamo il 20% in meno. La nostra occupazione, mentre la loro è al 79%, è al 60%. La disoccupazione è il doppio, loro è l'8%. E dopo 3 anni dalla laurea, solo 52 laureati su 100 trova lavoro. Immaginatevi i percettori di reddito di cittadinanza, cioè i barboni, quanti troverebbero lavoro. Quindi il problema lavoro si pone proprio in termini in qualche modo accennati nella domanda che mi veniva fatta. Cioè si va verso una società senza lavoro, e per sapere che cosa succederà vi consiglio la lettura di una dispensa che io manderò magari stasera stessa a Piero, perché è una dispensa che va letta assolutamente. È il testo. Grazie Domenico, che la farò circolare. È il testo di una conferenza del 1930 del più grande economista di allora, Maynard Keynes, che prevede. L'economia dei nipoti. Sì, prevede che i suoi nipoti, cioè i giovani che entreranno nel mercato del lavoro nel 2030, tra 7 anni, se non lavoreranno 15 ore al giorno, se lavoreranno più di 15 ore al giorno, creeranno un'enorme massa di disoccupati. Io mi fermerei qui e dedicherei, diciamo, una manciata di minuti alle vostre domande.
Grazie, c'è già una prima mano alzata, Marina, a cui do subito la parola. Grazie. Sì, una piccola osservazione. La digitalizzazione, l'avanzamento tecnologico sicuramente produce una... Mi sentite? Sì. Produce, crea una... Sento un po' di interferenze. Sì, purtroppo lasciano i microfoni aperti. Beh, Lorenzino. Dicevo, sicuramente la tecnologia, in particolare quella digitale, crea la possibilità di avere meno forza lavoro umana necessaria, appunto. Quindi, e d'altra parte porta, come abbiamo visto negli ultimi decenni, a una concentrazione elevatissima di ricchezza nelle mani appunto di pochi soggetti che impiegano pochissimi lavoratori, anche qualificati, parlo di ingegneri per esempio, cioè l'esempio di una delle aziende più floride con un giro d'affari enorme rispetto anche a quello che era quello di Google o delle grandi imprese di qualche decennio fa. Parlo per esempio di WhatsApp. WhatsApp attualmente sembra che funzioni con qualche decina di ingegneri in tutto il mondo ed ha i profitti più elevati e più importanti di quelli di delle società di software tradizionali, Google o altro. Quindi che cosa fa pensare tutto questo? Che effettivamente c'è bisogno di un forte intervento dello Stato affinché questa liberazione del lavoro sia una liberazione che porti benessere diffuso e che quindi in qualche modo le società, la politica, gli stati devono fare delle politiche attive di lavoro che ridistribuiscano le ricchezze che tendono a concentrarsi in poche mani e diano effettivamente a tutta la popolazione la possibilità di avere più tempo libero, di lavorare di meno, ma avere dei mezzi di sussistenza adeguati e quindi di non cadere nella condizione poi di invece di disoccupazione e mancanza di mezzi di sostentamento, come penso che invece stia avvenendo nel nostro paese, dove la disoccupazione intellettuale e giovanile è un grosso problema, a differenza di quello che accade in Germania. Ecco, questa era una semplice osservazione. Se posso, raccoglierei due o tre interventi in modo da poter raccogliere anche un po' le risposte, in modo io... Certo. Per le 20 dovremmo chiudere, quindi do subito la parola a Giuseppina Montanari e poi Pino. Sì, bene. Io volevo porre questa domanda, volevo chiedere se non è, riprendere un po' quello che chiedeva prima Morea, cioè le questioni ambientali, sia nella società industriale che post-industriale, sono state di fatto assolutamente sottovalutate, non solo per l'aspetto che riguarda appunto i limiti della crescita, quindi la considerazione che le risorse fossero infinite, illimitate, eccetera, ma anche proprio nella sottovalutazione degli esiti, cioè gli inquinamenti, l'inquinamento fisico, l'inquinamento chimico, l'inquinamento biologico, l'inquinamento elettromagnetico, tutto quello che non si vede, compresi i rifiuti che non si vedono e che nelle nostre società abbiamo nascosto sottoterra proprio perché così non si vedono e non ci sono, non si vedono. Ecco, a mio avviso è un po' sottovalutata questa analisi. Oggi, di fronte alle sfide ambientali, alle sfide soprattutto dei cambiamenti climatici e anche ai nuovi limiti dello sviluppo, secondo me
questo aspetto è un aspetto che deve entrare a pieno titolo nell'analisi appunto delle prospettive future, che sia l'economia circolare, comunque sicuramente il superamento dell'economia lineare, o che siano altre soluzioni, però secondo me va presa in considerazione. L'altra domanda è se lo smart working, visto che nell'analisi di alcune università ha dimostrato che riduce dell'11% la produzione di CO2, potrebbe essere comunque intanto un'azione non risolutiva, ma importante per diciamo dare il contributo dal punto di vista anche del lavoro agli impegni e agli obiettivi al 2030 e al 2050. Grazie. Grazie a te, Pino. E sì. Poi facciamo un primo giro di risposta. Oppure do anche la parola a Piero, che è l'ultimo degli interventi. Sì, probabilmente la mia, anzi certamente è una riflessione più che una domanda che attende, però una conferma o una smentita. È molto interessante il tema del gap culturale, che se riguarda un individuo, come il caso di un antenato nostro, può generare qualche problema poi per le nostre vite. Ma se riguarda invece le scelte di un governo, crea danni insomma, per l'intera società. Ad esempio, nel caso della Regione Due Sicilie, certamente fu un gap culturale quello che costrinse i Borboni a non capire che era tempo di mutare la forma della loro monarchia, che era una monarchia assoluta, in monarchia costituzionale. Questo probabilmente l'avrebbe salvata, avrebbe salvato anche i meridionali dalle condizioni del degrado in cui si trovano oggi. Allo stesso tempo, guardando all'oggi, c'è una forma, diciamo, di gap culturale rispetto a quelle che sono appunto le prospettive future. Nel riguardo della crisi climatica, c'è questa incapacità di vedere il baratro verso il quale stiamo correndo. E questo riguarda le classi politiche, probabilmente di tutto il mondo. Lasciamo stare la miopia della classe politica italiana, che non è in grado neanche sui temi del lavoro di inseguire almeno quella che pare dalle parole di Domenico, la lungimiranza tedesca. Ma più in generale mi pare che ci sia una miopia, quindi un gap culturale, nel prospettare quello che sarà un futuro se continua a percorrere la strada che stiamo percorrendo. Allora, questo gap culturale, come possiamo colmarlo? Come possiamo convincere le classi dirigenti a studiare e a superare questo divario? Grazie Pino. Piero, per l'ultimo intervento. Sì, rapidamente, è una domanda retorica, che, visto che tra l'altro Pinuccia e Pino hanno sollevato il tema dell'ambiente, io lo salto, ma chiedo a Domenico. È noto che l'orario di lavoro, la diminuzione dell'orario di lavoro è stato il motore dello sviluppo delle società industriali, dovuto alla capacità conflittuale della classe operaia, no? Che chiedeva sempre migliori condizioni di lavoro e di vita. E allora pare che oggi, negli ultimi 30 anni, la scelta del nostro paese è stata quella di aumentare la produttività sfruttando il lavoro, cioè i nostri imprenditori hanno cercato di utilizzare il lavoro a basso costo, il lavoro flessibile, il lavoro precario, anziché innovare sul piano produttivo, e quindi, diciamo, ubbidendo alla nobile tradizione, tu hai citato Keynes, della borghesia industriale illuminata, che ha sposato, diciamo, la causa della riduzione del tempo di lavoro. Oggi la nostra classe dirigente, il nostro centro politico, appare, mi pare, culturalmente molto inadeguato, no, a risolvere i grandi problemi di prospettiva che tu hai, diciamo così, ampiamente indicato. Grazie. Grazie, professore. Allora, cerco allora di starci nei 10 minuti che ci restano. Anzitutto il problema delle disuguaglianze. Bisogna tenere conto del fatto che le disuguaglianze sono un grappolo sempre coerente con se stesso, nel senso che le disuguaglianze sono di almeno 6 tipi. Disuguaglianza nel lavoro, disuguaglianza nella ricchezza, disuguaglianza nel potere, disuguaglianza nel sapere, disuguaglianza nelle opportunità e disuguaglianza nelle tutele.
quasi sempre queste disuguaglianze vanno insieme. Cioè chi ha uno scarso lavoro è anche povero, chi ha, che è povero non ha sapere, non può studiare e così di seguito. Perciò è ancora valido il concetto di classe. Perché classe significa persone che stanno nella stessa condizione sotto tutti i punti di vista. E esistono le persone che stanno nella stessa condizione sotto tutti i punti di vista. Per esempio i miliardari sono una classe. Tanto è vero che Buffett, che è uno dei più grandi miliardari, lo dice. La lotta di classe esiste, siamo noi ricchi che la stiamo conducendo contro i poveri e la stiamo vincendo. Sono i poveri che stanno in dubbio se esistono una classe. Perché i ricchi costituiscono sicuramente una classe, hanno una solidarietà mondiale, eccetera, eccetera. Sono molto più propensi a unirsi contro i poveri che non a farsi lotta tra di loro. Hanno dei servomeccanismi che li aiuta in tutto questo, ma non si può uscire dalle disuguaglianze senza che i poveri non si trasformino da ceto in classe, cioè da un mucchio di sabbia a un mattone, e il mattone si chiama partito. Cioè senza il partito i movimenti restano movimenti, cioè restano mucchi di sabbia. Per diventare partito occorrono delle avanguardie, occorre una ideologia, occorre una organizzazione, occorre perfino un marketing per ampliare sempre più il numero degli addetti. E tutto questo in questo momento a sinistra non c'è. A destra c'è. C'è perfino se non se ne è consapevoli. Perché la destra comunque è un gruppo più ristretto che va nelle stesse scuole, che va nelle stesse spiagge, che va, frequenta gli stessi cinema, gli stessi teatri. Il ricco è di sua natura classe, mentre il povero per diventare classe ha bisogno di un lavoro enorme fatto dalle avanguardie, intellettuali prima e politiche dopo. Questa è stata la grande intuizione di Marx. Nel momento in cui gli operai erano le persone più proprio deboli, più bistrattate, più sfruttate, 18 ore al giorno di lavoro, i figli che morivano, che nascevano nelle fabbriche, che non studiavano, capire però che quella massa poteva diventare classe. Pensate, per esempio, i 5 Stelle hanno ottenuto il reddito di cittadinanza e non hanno capito che hanno, in questi 2-3 anni potevano trasformare quei 3,5 milioni di percettori di reddito di cittadinanza in classe proletaria. E non l'hanno fatto perché non lo sapevano manco loro, perché nessuno di loro è colto sul piano sociale. Per quanto riguarda il rapporto tra capitalismo e comunismo, bisogna tenere conto che il comunismo, nella sua forma storica, cioè dell'Unione Sovietica, e anche adesso nella sua forma storica di Cina, sta dimostrando, soprattutto in Unione Sovietica, che sapeva, aveva imparato in 70 anni a distribuire la ricchezza. Purtroppo non aveva imparato a produrla. Sapeva distribuire la ricchezza, ma non la sapeva produrre. E noi siamo precisamente l'opposto. Abbiamo imparato a produrre la ricchezza, ma non la sappiamo distribuire. Non abbiamo le tecniche per distribuire la ricchezza, né tecniche politiche, né tecniche economiche. Questo comporta la difficoltà di porre i limiti alla crescita, perché per avere maggiore ricchezza occorre crescere in certi settori. Se si cresce in certi altri, cresce la qualità della vita, ma non cresce la ricchezza dei pochi. Per cui per ottenere la decrescita, quella teorizzata dalla Latouche e secondo me sacrosanta come teoria, che a sinistra bisognerebbe avere maturato e metabolizzato benissimo, e beh, la crescita, e poi la pandemia l'ha dimostrato, la guerra lo sta dimostrando, che ci può essere una decrescita positiva.
Noi tutte le sere durante la pandemia sentivamo il telegiornale per sentire che cosa ci dava piacere, la crescita del Covid o la decrescita del Covid. Ci dava piacere la decrescita del Covid. Quindi quando Latouche parla di decrescita del cancro del consumismo. E più decresce, meglio è. Io ci ho discusso varie volte sul titolo, ma poi lui mi ha... Prima dicevo bisogna cambiare il nome, poi lui mi ha convinto, è bene che sia decrescita. Si deve capire che è la decrescita di qualcosa che fa schifo, non la crescita di qualcosa che è buono. Poi c'è il problema dell'inquinamento. L'inquinamento è il timore di un disastro futuro, mentre coloro che si avvantaggiano del futuro disastro hanno il vantaggio oggi stesso. Quindi un uovo oggi contro la gallina domani. Devo dire che l'Italia, dobbiamo tenere più sotto controllo i dati. L'Italia in tutta l'Europa è in una situazione di avanguardia come decrescita dell'inquinamento. Gli altri stanno molto peggio di noi, ma molto peggio di noi. Noi sarà perché abbiamo un tipo di sviluppo, eccetera, sarà perché abbiamo un tipo di estensione geografica che è di lungo, in mezzo al mare, per cui abbiamo certi tipi di ventilazione, eccetera. Comunque, questo non ci esime assolutamente dal combattere, ci mancherebbe altro, siamo ancora lontano dalla normalità, però non siamo peggio degli altri, dobbiamo sotto questo aspetto essere contenti. Il problema dello smart working, questo è interessantissimo, io sono interessato a questo problema, vedete, c'ho qui sotto mano due libri, uno è questo, lo curai nel 1993, infatti allora si chiamava telelavoro, e l'ultimo invece dell'anno scorso, e questo si chiama smart working. E questa è una soluzione di tantissime cose, ma questo ci riporta alla distinzione tra digitali e analogici. Il primo marzo 2020 in Italia c'erano 570.000 telelavoratori, una percentuale ridicola rispetto a quella degli altri paesi europei. Primo marzo 2020. 10 marzo 2020 i telelavoratori erano diventati 7 milioni, cioè in una settimana erano passati da 700 a 7 milioni, erano decuplicati, perché c'era stato il decreto legge del Presidente del Consiglio che toglieva tutti i vincoli al telelavoro. L'avanguardia fu giocata dalla pubblica amministrazione. Alla pubblica amministrazione era ministra una ragazza di 36 anni, quindi giovane, donna e digitale, la quale nell'alternativa di mettere tutti in cassa integrazione, cioè pagarli senza farli lavorare, creando il disastro dello Stato, e invece farli lavorare da casa, decise di mettere il 90% a lavorare da casa. L'esperimento è riuscito benissimo. L'INPS, per esempio, ha smistato 11 milioni di pratiche in più, senza un'ora di straordinario e tenendo tutti a casa a lavorare. Poi è caduto il governo. Al posto di una ministra digitale, giovane, donna e digitale, è andato un ministro vecchio, maschio e analogico, come Brunetta, e ha riportato tutti a casa immediatamente. Il telelavoro, non solo lo smart working, fa risparmiare tempo, denaro, ma disinquina, è la forma migliore di disinquinamento. Oltre a eliminare, noi abbiamo il 40% di morti su strada muore durante il pendolarismo, che è una cosa ineliminabile nella società industriale quando si lavorava all'alto forno, che non poteva essere portato a casa dei lavoratori,
ma è una modalità ottima oggi, come stiamo dimostrando noi in questo attimo in cui stiamo telelavorando quasi senza accorgercene. E c'è poi il problema del cultural gap, e noi ce la pigliamo con i governanti, ma io vedo per esempio le case vostre e voi vedete la mia, sono tutte case di analogici, mica sono case digitali. Quindi guardate che il governo non è peggio di noi. È facile non avere cultural gap quando non cambia nulla. Durante tutta la società rurale, le cose al mio paese, come le ha trovate mio nonno, ce l'aveva il suo trisavolo, era tale e quale. Quindi cultural gap non ce n'era, perché non c'era gap. Oggi i telefonini escono in media ogni 6 mesi e ogni telefonino ha un gap tecnologico inaudito. Sembrano tutti uguali, ma sono infinitamente diversi. C'hanno una velocità di reazione, una tenuta delle batterie, eccetera. E ogni volta che uno non cambia il telefonino, fa cultural gap. Chiunque di voi ha un telefonino che non è il numero 14 della Apple, è peggio dei nostri governanti. C'è poco da fare. Io stamattina parlavo con un collega dell'Università di Firenze che non c'ha ancora il telefonino, c'ha solo il telefono a casa. E ho decine di colleghi che scrivono ancora con la penna stilografica. Non so se è chiaro. Quindi il cultural gap è una cosa diffusa, signori miei, altro che i governanti. Magari i governanti usano tutti lo smartphone o roba di questo genere. Infine, l'orario di lavoro. L'orario di lavoro da noi non cambia, prima perché noi abbiamo gli imprenditori più cretini che ci abbia l'Europa. Il vero problema è la Confindustria. Sono una massa di imbecilli, sono una massa di retrogradi. Non so se è chiaro. Però c'è anche una questione culturale. È che noi siamo malati di lavoro. Noi non vogliamo ridurre l'orario di lavoro. Noi siamo l'unico paese al mondo che ha un autosfruttamento, soprattutto dei manager, e quindi migliaia, centinaia di migliaia di persone, che è inaudita. Io non so voi a che ora finite di lavorare, ma nelle aziende tedesche alle ore 17, ho condotto una ricerca comparativa tra la Mercedes Italia e la Mercedes Stoccarda, alle ore 17 tutti, dal presidente all'usciere, escono. Da noi escono le donne perché corrono a casa a vedere se i figli fanno i compiti e a preparare la cena per quando torna il principe. I maschi restano tutti i manager in ufficio, non si sa che cazzo fare, non so se è chiaro. Dopo le 17 le aziende sono dei gay pride, sono solo maschi, che restano lì 1, 2, 3 ore, non si capisce a fare che cosa. Per cui non hanno amici, non hanno amanti, non vanno a cinema, non vanno a teatro. Sono i manager più ignoranti e gli imprenditori più ignoranti del mondo. Quindi siamo a parlare di orario di lavoro quando coloro che dovrebbero giovarsene non gliene frega niente. Anzi, sono tutti cornuti, tra l'altro, perché intanto le mogli stanno con l'idraulico, con quelli che frequentano la famiglia. È una cosa inaudita. Io sono anni che mi batto per questo. Non ci si riesce. Non si riesce a far chiudere gli uffici. Io insegno a Via Salaria. A pochi passi c'è la direzione generale della Telecom. Siccome le mie lezioni si fanno dalle 5 alle 7 di sera, alle 7 è notte ormai. Io insegno sociologia del lavoro. Prima di andare via, ai ragazzi dico: venite un attimo con me, andiamo sotto alla sede della Telecom. E gli faccio vedere tutti i vetri accesi, con tutta gente che va e che viene. Dico: professore, ma che fanno quelli? Niente, non fanno niente. Vanno e vengono. Sono i vostri genitori. Sono i vostri cornuti genitori i quali trascurano i figli, le mogli, tutto. Per stare là dentro non si capisce a fare che cosa. Non so se è chiaro. Io non so voi che orari di lavoro fate, ma secondo me un poco malati siamo tutti quanti.
E siccome sono le 8:05, io vi saluto. Grazie, professore. Veramente illuminante come lezione. Va bene, con queste parole, non so se Piero vuole salutare, sì. Magari darci appuntamento anche alla prossima lezione. Vi ricordo che questa, come la lezione già fatta, le potete trovare sul sito di Transform Italia. Grazie ancora, Piero, a te. Grazie Domenico per questa felicissima serata con un finale scoppiettante e travolgente. Bene, grazie ancora. La prossima lezione sarà tenuta dal professor Ignazio Masulli, avrà come tema precarietà del lavoro e società precaria, un titolo molto, molto significativo che dice molte cose e riprende diciamo la discussione dove l'ha lasciata Domenico. Buona serata. Vi ringrazio moltissimo. A tutti voi. No, vi ringrazio io moltissimo per la pazienza. 2 ore di pazienza, proprio siete dei masochisti. Ci siamo divertiti tantissimo, Domenico. No, grazie. Buonasera a tutti. Buona cena. Buonasera. Grazie. Arrivederci.